Il presidente nazionale Nazaro Pagano nella sua relazione traccia le linee guida dell'associazione verso un futuro fatto di impegno e buona volontà. L'ANMIC, una lunga e intensa storia nata nel 1956, è prezioso, prosegue il presidente Pagano, e il contributo dei comitati provinciali, fondamentale anche la figura del presidente provinciale, importante ruolo diretto sul territorio. Una giornata importante aperta da una relazione congressuale del presidente professor Pagano, di una grande sensibilità e di una grande visione sotto il profilo politico. Io credo che gli interventi siano stati tutti appropriati, una presenza della politica importante. Il futuro nel mondo della disabilità è targato ANMIC, tante le iniziative in cantiere come ad esempio la costituzione dell'ufficio studi, il primo passo verso la fondazione ANMIC, il rafforzamento dell'ufficio antidiscriminazione e l'implementazione di un sistema di comunicazione diretta con la base associativa. Una relazione soprattutto sincera e spontanea, ed è la cosa che ho gradito di più, vedere che si è emozionato nel ricordare il ruolo dell'ANMIC. Vuol dire che questo è un presidente che crede in quello che fa. La relazione è molto importante, significativa, ha toccato un po' tutti i temi e tutta l'attività svolta da ANMIC in questi 5 anni passati. Nello scenario attuale in cui assistiamo a uno spreco di risorse, uno sviluppo irrisorio, l'ANMIC dovrà continuare a svolgere il proprio ruolo fondamentale di tutela e rappresentanza della categoria. La relazione è stata ricca, è stata una relazione che ci impegnerà in modo molto intenso in questi prossimi 7 anni. Le tematiche da affrontare sono tante, però la cosa fondamentale è quella che è uscita anche ieri, è di mettere al centro di ogni decisione la persona più che le problematiche, perché la persona in sé è quella che deve essere referente di tutti i diritti per quanto riguarda le persone con disabilità. Dovremo, conclude il presidente Pagano, porci con forza ogni tentativo di smantellamento dello Stato sociale in nome della pura ragione economistica. Che lui è un uomo che sente veramente tutte le problematiche degli invalidi civili. È nato in questo ambiente perché il padre, il grande Giovanni Pagano, è stata una persona meravigliosa che ha seguito veramente fin da giovane tutta questa situazione che appunto in Italia poi è risolta tutto sommato. Noi speriamo fortemente che si riesca in qualche modo a sollecitare il legislatore perché alcune cose, soprattutto legate alla tutela delle persone con gravi disabilità, sono in alto mare. Presidente Pagano, una relazione molto apprezzata. Spero che sia stata apprezzata, è stata fatta una relazione con il cuore, una relazione in cui ho cercato di evidenziare il lavoro svolto negli ultimi 5 anni, ma anche quali sono le linee di indirizzo che ANMIC dovrà perseguire nel futuro. Chiaramente tanto lavoro c'è ancora da fare, abbiamo apprezzato moltissimo la presenza di tante istituzioni del mondo associazionistico.